Ciao, io sono Peppa. La 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 la. Ciao Peppa. Ciao George. Ciao Maria. Ciao. Cosa stai facendo? Stai studiando? Eh? Cosa stai facendo? Peppa, sto guardando il meteo di oggi per capire che tempo fa fuori. Ma è bello, è bello, dai, usciamo! Sì, ottima idea! Prepariamoci per andare fuori tutti insieme, al mare! Con questo fantastico camion! Peppa e George, pronti a partire! Ecco arrivati, e ora saliamo tutti nella macchina. Ma Maria, posso stare davanti, eh? No, Peppa, i bambini devono stare dietro, sul seggiolone. Ecco qui, sedetevi e mettiamo la cintura. Pronti a partire? Eccoci qua, pronti a scendere, siamo arrivati. E ora riprendiamo il nostro camion. Peppa, George, pronti a partire per il mare. Ehi, che bello, che bello. Come si sta bene qua, è bellissimo. Che profumo, che bello. Che facciamo? Peppa, adesso dobbiamo cercare in mezzo alla sabbia i tesori del mare. Scaviamo e vediamo cosa troviamo. Dai, che cosa troviamo? Ora vediamo, qui non c'è niente. Ah, questo non ci serve. Niente sabbia. Ecco qui! Qua abbiamo trovato un fantastico uovo! Vediamo cosa c'è dentro. Una macchinina! George, questa è per te. Che bello! È per me, è per me! Scaviamo! Scaviamo! Ecco! Ecco, ho trovato! Abbiamo trovato una bellissima formina. Guarda com'è bella. Ora la riempiamo con la sabbia. Così. La giriamo. Ed ecco qua. Ma è bellissima! E ora vediamo cosa c'è per voi. Cerchiamo insieme nella sabbia. Ci scaviamo, scaviamo e ancora cerchiamo. Nella sabbia, ancora sabbia. Oh, qui c'è una carta che dopo buttiamo. E scaviamo e scaviamo. Ah, ecco qui! Una bellissima ruspa. La mettiamo qua. E questa è per voi. Guardate quanti tesori. Una macchinina, la formina che abbiamo fatto e una bellissima ruspa con cui possiamo giocare. Avete visto quanti giochi bellissimi abbiamo fatto? E se vi piacciono, ce ne sono ancora tanti altri nel nostro canale. E ora ci salutiamo. Ma ci rivediamo presto per giocare ancora insieme. Ciao! Oh, ecco qua. Adesso ti faccio vedere che cosa faccio. Ecco qua.
stessa. Un bel colpetto. Oh, che bello! Hai visto? Hai visto che bello? Ciao! Ciao a tutti! Mamma, che bei giochi che stiamo facendo oggi con la sabbia! Abbiamo una nave, una forma di aereo e una locomotiva. Sì, hai visto? Sono tutti i nostri bellissimi giochi. Ma guarda che cosa ho qui. Un secchiello. E una paletta. E il rastrello. Ah, ma questo è fantastico. Potremmo usare anche il nostro secchiello per fare una torre. Oh, sì, sì, una torre! Ecco, prendiamo subito la sabbia! Oh, però qui la sabbia è tutta asciutta! Eh sì, dobbiamo trovare un modo per bagnarla. Ci penso io. Ah, dovremmo avere una mano da qualche nostro amico. Ciao, abbiamo bisogno di un aiuto. Questa macchina... quest'altra, quella della polizia, l'autocisterna. Certo, questa sì che è perfetta per portare l'acqua. Qua. Ora che abbiamo bagnato la sabbia, possiamo mischiarla e preparare la nostra bellissima torre. Ancora. 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 Aspetta, schiaccio. Ecco qui. Ora possiamo pareggiare la nostra sabbia. Sì. E possiamo ribaltarla. Op. Vediamo com'è venuta. Oh, ma è bellissima! Oh, sì! Hai visto? Sì, è bellissima. Ora vado a prepararvi da mangiare, perché immagino che avrete fame. Ci vediamo fra poco. Voi finite di preparare la torre. Io mi avvio per cucinare. Mamma, papà! Ho quasi preparato la torre. Guardate, adesso ci metto un bellissimo fiore. Bravo! Mi sembra un'ottima idea! Ecco, allora, aspetta, lo mettiamo qui in cima, così, ecco fatto. Guarda un po' chi ha portato la locomotiva. Che cosa c'è qui sotto? Dei bellissimi fiori. Oh, ma questi sono perfetti per decorare la nostra torre. Ne mettiamo uno qui, uno qui. Qui. Ecco, fatto. Oh, ma questa è una bellissima torre. Il tempo è passato. Penso che possiamo avviarci per andare a mangiare quello che ci ha preparato Maria. Sì! Evviva! Non correte, ragazzi, arrivo anch'io, eh? Allora, prendiamo tutte le nostre cose e le mettiamo qui. Ecco, non dimentichiamoci niente. Oh, tutti pronti per partire? Via! Eccomi qua. Allora, cosa possiamo fare oggi di buono? Vediamo cosa c'è nella nostra credenza.
Ma guarda un po' chi c'è qui. Ciao. Ciao, Maria, come stai? Ma cosa ci fai qua, dentro la credenza? Stavo pensando di darti una mano a cucinare e fare degli spaghetti. Spaghetti, è un'ottima idea. Allora possiamo cucinare subito. Ci laviamo le mani, buttiamo gli spaghetti quando l'acqua bolle, aggiungiamo il sale, mi raccomando. E intanto prepariamo il nostro condimento. Olio, aglio, cipolla e prosciutto. Tagliamo tutto così. Attenzione alla cipolla, che fa piangere. Ecco qui, l'aglio, la cipolla e mettiamo tutto in padella. Oh, ma che meraviglia! Questo sugo sembra buono e molto semplice. Sì, e ora che abbiamo fatto questa cosa aggiungiamo un tocco di classe, l'uovo. Oh, lo vado a prendere io! Ecco qui, ecco qui. Pum, pum, pum. Oh, grazie! Ora vi faccio vedere come bisogna fare. Prendiamo il nostro uovo e lo tagliamo a metà. Ecco qui, questo modo. Op. E ora che lo abbiamo tagliato a metà, attenzione, perché dobbiamo separare il rosso dal bianco. In questo modo. Op. Così. Stacchiamo tutto quello che non ci serve. Ed ecco il nostro rosso separato. Oh, che bello! E ora, dopo esserci lavati le mani, ora sono passati 8 minuti, quindi possiamo scolare l'acqua. Pronti? Attenti che brucia, eh? Così. E aggiungiamo la pasta sulla nostra padella. Per mischiarla un po' con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo per ultimo il nostro uovo. Mescolate bene, mi raccomando. Siamo arrivati! Siamo qua, abbiamo fame! Siamo qui, Maria, abbiamo tanta fame e non vediamo l'ora di mangiare le cose buone. Sì, ragazzi, però prima dobbiamo lavarci bene. Eh sì, perché abbiamo giocato con la sabbia e con il fango. Stacchiamo per bene anche la macchina, in modo che si possa lavare meglio. Ecco. E ora... pronti, via! Che bellezza! Ci laviamo per bene, eh? Ecco, laviamo bene anche tutti i nostri giochi. Così. E li mettiamo ad asciugare. Abbastanza pulito? E io? Beh, direi che siamo tutti pronti per andare a mangiare. Sì, ora è pronto a tavola e vi aspetta un buon pranzo. Ah, ma che bontà! Questa cosa sembra molto buona. Che profumino! Fammi assaggiare subito. No, aspetta. Mettiamoci anche il formaggio. Con la pasta è la cosa migliore.
un po' di formaggio in cima prima di mangiare. Bene, mi pare che vi sia piaciuta. Come vedete, si può cucinare una buonissima pasta o tante altre cose buone per i propri giocattoli. Potete fare le ricette che volete e inventarvene come vi pare. Questa è la nostra, ma anche voi penso abbiate delle belle ricette da fare. Ciao! Quindi, buon divertimento e alla prossima! Ehi Secchio, però tu devi uscire, perché se stai lì dentro poi non si può usare. Ecco. Ecco la macchina. Allora carichiamo tutto, carichiamo sul furgone. Ecco. Così. Ah. Ecco, ora possiamo andare anche noi. Partiamo. E via! Eccoci qua in un bellissimo parco con la sabbia. Così possiamo fare tante belle cose e giocare con le forme. Oh, eccoci arrivati! Ah, ben arrivati amici, ciao! Papà, mamma, Peppa e George. Ben arrivati. Grazie. Siamo venuti per giocare. Ah, ma qui vedo che c'è solo il secchiello con la paletta e il rastrello. Mancano le formine. Dove sono finite? Bisognerà trovarle in qualche modo. Una soluzione, no? Oh, è vero, come facciamo? No, non possiamo giocare così. Non ti preoccupare, Peppa. Troviamo una soluzione. In questo parco ci sono tanti altri bambini che giocano. Basta trovare qualcuno con cui condividere le proprie cose e giocare. Che dite? Voi avete la paletta, il rastrello, il secchiello. Bisogna trovare le formine. Sì, hai ragione. Adesso andiamo a cercare subito qualcuno. Eccoci! Ecco, guarda, le formine sono bellissime, però come facciamo a riempire qua? Dammi una mano, forza! Ecco, così. Ma ci vuole tantissimo. È faticosissimo fare così. Amici, ciao! Come state? Io ho visto che avete le formine e noi abbiamo una paletta. Ottimo! È proprio quello di cui abbiamo bisogno. Sì. Allora possiamo giocare insieme e condividere tutto. Sì, così è molto più semplice. 2 e 3 e 4 5. Ah, ecco fatto. Ora ribaltiamo.
E vediamo com'è venuto. Oh, ma è tremendo. Sì, è tutto rovinato, perché non si fa così. Serve l'acqua per fare le formine nel modo migliore. Ed ecco per questo che abbiamo bisogno dell'autocisterna che ci porta l'acqua, in modo che possiamo bagnare la sabbia. Evviva! L'acqua! Evviva, evviva! Anch'io, anch'io! Che bello l'acqua! È fantastico! Peppa, adesso mischiamo la sabbia asciutta e quella umida con la paletta. Vedete? Possiamo fare tutte le forme che vogliamo così. Riempiamo anche questa. Ed ecco la nostra nave. Che bella! Evviva! Sì, è bellissima! Oh, bravi! Avete giocato insieme e fatto delle bellissime formine! Avete visto quante cose belle si possono fare con la sabbia e tutti insieme? Se volete vedere altri giochi, continuate a seguirci qui e troverete tantissime cose con cui giocare. Ciao, a presto!